Sono le 7:55, ho appena parcheggiato in località Crotto d'Angri, ecco il Crotto d'Angri, metri 642, e voglio raggiungere il bivacco Ledù Petazzi, metri 2245. Si inizia con una bella mulattiera dopo aver superato un ponticello in pietra. Continuo lungo la bellissima mulattiera seguendo una via crucis tra bellissimi castagni secolari. Ecco, sono giunto alla località Baggio, un bel nucleo di case, a metri 949. Bellissimo questo vallone selvaggio, incontaminato. Solo qui nell'Alto Lario si trovano ancora questi valloni. Sono in località Ponte di Borgo, metri 968, bivacco Ledù, ancora 3 ore e 45. Le baite di Borgo, metri 1055. Sono entrato ora in una bellissima faggeta. Bivacco Ledù, 3 ore 10. Sempre nella bellissima faggeta. Acque limpidissime. Eccoci arrivati al bivio. A destra bivacco Ledù, 2 ore e mezza, Alpi Ingherina e rifugio Pianezza. Sono in località Ponte di Pianezza, metri 1238. Dritto invece si va verso la Capanna Como, il rifugio d'Arengo, Passo dell'Orso. Quindi ora passo questo ponticello. Ecco, ora dovrò entrare nel bosco, fare ancora 1000 metri di dislivello, circa 2 ore e mezza ancora di cammino, per arrivare al bivacco Ledù. Bellissima giornata, limpidissima, ventosa. Sono entrato ora nel bosco, ho trovato il sentiero con qualche difficoltà, c'è qualche volo di vernice, ma non è facile individuarli. Bellissima faggeta.
sono le 10:37, ecco, sto uscendo dalla faggeta. Ora il panorama si sta aprendo. Ecco in fondo l'Alpe Engherina, metri 1625. Alpe Engherina o Engherina, metri 1625. Como col golfo di Piona, Lignone, Legnoncino, Legnone. Proseguo verso il bivacco Ledin. Ora mi dirigo verso quella balsa rocciosa. Una risalita molto faticosa, quella della Val d'Inghirina, si fa fatica a vedere la traccia poco battuta, anche se ci sono tanti bolli bianco-rossi, però bisogna andare a cercarseli. Risalendo la Val d'Inghirina, ecco, è mezzogiorno, ho raggiunto adesso l'Alta Via dell'Ario, quindi proseguo a destra verso il bivacco Ledoux, mi è data un'ora. Le 4 ore che cammino, quindi sono sulla tabella di marcia. Bellissima questa valle, molto selvaggia. Ora dovrei aggirare questa bastionata rocciosa. Ecco, mi stanno guidando loro per il giusto sentiero. Probabilmente vedono talmente poche persone. Qui non le disturba proprio nessuno. Ecco, sono giunto alla sella della Vertai, metri 2206, che segna lo spartiacque tra la Val d'Inghirina e la Valle d'Ou. Panorama dalla sella da Vertai, metri 2206, sotto la valle che ho risalito, la Valle d'Inghirina. Ora passo nella Valle d'Ou, devo fare tutta questa diagonale e in fondo si vede anche la struttura del bivacco Ledoux, quindi
in diagonale in sali scendi, il vacco è 2245, quindi sono circa a questa altezza. Ecco qualche pietraio da superare, sono lungo la diagonale finale in Valle Du, ecco la Valle Du, aspettata la rivista del lago di Como. Sono le 13.05, finalmente sono arrivato al bivacco Ledoux, ecco il bivacco Ledoux, entro i 2245. Bivacco Ledoux, bivacco Pitazzi. Ecco l'interno del bivacco Ledoux, metri 2250, dedicato a Bruno Petazzi, Tavan, anno 1985. Bello capiente, soprattutto in grande posizione sul lago di Como. Ecco lo splendido panorama sul lago di Como. Il legnone, il legnoncino, la grignetta, il grignone, il lago di Como, sotto il solco della Valle Du, quando si vede la punta di Bellagio. Ecco tutta la diagonale che ho percorso, salendo dalla Val d'Arengo, dalla Val d'Inghirina, sotto il bivacco Ledoux. Si intravede anche il lago di Ledoux. Bivacco Ledoux o bivacco Petazzi e il lago di Ledoux. La bocchetta del cannone da cui si vede la Vacchia Venna. In fondo la bocchetta del cannone verso la Val Bodengo, la Val Chiavenna. Sono le 15, inizio la discesa, mi aspetta un lungo ritorno verso Livo. È un piacere camminare in questo spettacolo di vista. Si vede anche il Golfo di Piona o l'Abbazia di Piona. L'ultimo pezzo per arrivare alla Selletta,
che abbandonare la Valle d'U. Ecco la selletta. Valle d'U, col bivacco Le Du in fondo, la lunga diagonale di avvicinamento. E ora scendo nella Val d'Inghirina. Ora devo attraversare un'insidiosa pietraia. Ho appena abbandonato l'alta via dell'Ario, proseguivo verso la capanna come rifugio d'Arengo e ora sto scendendo nella Val d'Inghirina verso il rifugio Pianezza. Ecco, ho raggiunto ora un pianoro. Ah, è stata dura scendere dalla bastionata rocciosa. Ecco la bastionata rocciosa che ho dovuto superare per arrivare al bivacco Le Du. E dopo c'è ancora un lungo traverso di almeno mezz'ora di cammino. Ecco la ripida discesa in vista dell'Alpi Inghirina, eccola sotto. La traccia non si vede, è asciutta l'erba. Mi affido ai pochi bolli con la vernice bianco-rossa. Thank you.
ora rientro nella faggeta prima di arrivare al rifugio Pianezza. Ho un po' di fresco, come al solito è molto insidiosa la discesa nelle faggete con uno spesso strato di foglie secche sotto sassi scivolosi. Ecco, sono uscito dal bosco di faggi, ho raggiunto il pianoro, ecco in fondo il rifugio Pianezza. Ecco il piccolo. Ponte di Pianezza, 1238 metri. Arriva l'ultimo. Ora sono rientrato in una faggeta con accanto il torrente di fondovalle. Manca circa un'ora e mezza al calotto d'Angri. Ecco, ho appena superato le case di Baggio e ora inizia la mulattiera con la Via Crucis. È proprio una Via Crucis. Sono le 19 e dalle 8 di stamattina che cammino. È stata una mazzata. Sono le 19:27. Ecco il ponticello presso la località Crotto d'Angri, comune di Livo. In fondo il parcheggio. Termina anche questa escursione molto faticosa, ma bellissima, in un ambiente selvaggio, incontaminato, che richiede comunque un ottimo allenamento. Sono 1600 metri di dislivello, il cartello dava 5 ore di salita.